sedicesimi di finale di Coppa Italia Luigi Muzzi di Orvieto di fronte all'Orvietana e l'Arezzo. Silvano Fiorucci rivoluziona la squadra dando spazio a chi impiega meno in campionato, stesso discorso per Paolo Indiani che fa esordine tra i juniores da titolari, prima ufficiale anche per Marricchi tra i pali dei biancorossi, così come per i due nuovi arrivi della settimana, Guglielmo Mignani, attaccante proveniente dal Poggi Bonzi classe 2002, e l'esterno di sinistra nel reparto difensivo Gabriele Papale classe 2004 proveniente dall'Ogliastra. Con loro Fiorucci schiera Borgo e Siciliano in difesa con Biancalana sull'esterno, Brondi Proietti con la fascia da capitano e Rosini a centrocampo. Davanti Di Natale fa coppia con Nicodemo e appunto Mignani. Per Indiani che fa sordina Zupa, Scichilone e Stopponi, tutti classe 2005, propone Viti tra i pali, Bruni e Castiglia centrale di difesa, Dema e Foglia a centrocampo con Bramante ad operare sul settore di destra a supporto di Settembrini e Diallo davanti. Che sarà gara vera ci si accorge subito con gli Amaranto pericolosi subito in avvio, fino a Bramante con il sinistro impegna a terra Marricchi. Il portiere orvietano si supera poco dopo sulla bella conclusione a girare di Zupa dal limite. L'azione continua ma Brondi si oppone a Stopponi. Il primo acuto orvietano è di Mignani che vince il duello con Bruni e si invola, ma in area viene recuperato al momento del tiro e l'azione sfuma. Poco dopo bravo Borgo su Diallo in chiusura, mentre Marricchi neutralizza 3 minuti più tardi la conclusione di Bruni su azione d'angolo. Il portiere orvietano è bravo a rinviare subito per Mignani che ancora una volta vince il duello con Castiglia, beffa Viti in uscita e realizza il gol del vantaggio dell'Orvietana. È una gioia che però che dura poco, passano una manciata di secondi e Settembrini inventa per Stopponi, assist al bacio in area per Foglia che angola quanto basta per il meritato 1-1. Mignani ci prova anche in acrobazia sul cross di Borgo, ma è clamorosa l'occasione che qualche secondo dopo capita sui piedi di Proietti, che ruba palla a Bruni, ma la sua conclusione è neutralizzata da Viti. L'Arezzo continua a macinare il gioco, bella l'azione che nasce a sinistra, sull'asse Scichilone, Bramante, Zupa, con conclusione di Bramante centrale para Marricchi. Il gol galvanizza Foglia, che ci prova anche con un'azione personale, tiro dal limite, attento ancora Marricchi a salvare in angolo. Dalla bandierina Bruni ancora lui, servito in mezzo, in colla alle stelle, una buona occasione. Ci prova anche Di Natale che vince il duello con Scichilone a destra e centra per Mignani che non ci arriva. Anche Papale in chiusura di tempo ci prova ma il suo sinistro in buona posizione finisce abbondantemente alto. Un primo tempo divertente si conclude sull'1-1. Nella ripresa inizia il valzer delle sostituzioni, comincia Indiani che lascia Settembrini negli spogliatoi e propone Lazzarini in mezzo. Amaranto subito pericoloso in avvio di ripresa con Bramante che ci prova con il destro fuori misura. L'Orvietana risponde con l'ennesimo pallone rubato da Nicodemo, Mignani si inserisce ma la sua conclusione è deviata in angolo. Buon momento per l'Orvietana che ci riprova con Di Natale che servito da Proietti mette in mezzo un pallone invitante che Nicodemo non riesce a deviare in rete. La gara è piacevole e l'Arezzo risponde con Stopponi che svetta di testa su angolo senza centrare la porta. Entrano Zona e Tomassini e l'Orvietana crea con questo dialogo Brondi-Tomassini-Brondi una buona azione senza fortuna. Allora Fiorucci prova le carte fra Botta e Guazzaroni, Indiani risponde con Pattarello ed il cambio porta i suoi frutti. È proprio il fantasista con la casacca numero 10 che innesca Bramante a sinistra, controllo e destro angolato su cui Marricchi non può nulla, è l'1 e il gol dell'1-2. Fiorucci si gioca anche la carta tra Ore e i biancorossi confezionano un'altra potenziale azione offensiva con Tomassini che serve Bracaletti appena entrato ma il suo assist per Rosini è deviato in angolo da Castiglia. Ma è sul susseguente angolo che la squadra di Fiorucci ha l'occasione del pari ma Brondi non riesce ad angolare quanto basta, Viti ci arriva con la manona e salva il risultato. Il finale è tutto da seguire con Bracaletti che sfiora il gol su punizione, ancora Viti a salvare in angolo. Dalla bandierina Guazzaroni trova ancora Brondi, conclusione che finisce a Tomassini stoppato in area. L'Arezzo soffre ma sfiora la terza rete in contropiede con Diallo che servito da Pattarello spedisce alto da buona posizione. Finisce 2-1 per l'Arezzo che accede agli ottavi di finale dove troverà la vincente tra Pineto e Tolentino. Silvano sicuramente soddisfatto nonostante il passaggio del turno sia a favore dell'Arezzo. Hai detto una parola giustissima. Non soddisfatto di più,
Oggi ho visto una squadra vera, una squadra brillante, una squadra che ha giocato, una squadra che è andata in campo con 6 ragazzi, non si è visto minimamente. Abbiamo fatto i cambi, hanno giocato altrettanto bene. Guarda, veramente, cioè, dispiace molto per l'uscita dalla Coppa Italia, però se c'è, era più importante sapere dove è una squadra vera, una squadra viva, una squadra che darà tutto, che veramente è stata un'unione di intenti da parte della squadra oggi, una cosa incredibile. Veramente e sono contentissimo, non ho altre parole per dire, è stata una partita nettamente anche più brillante di quella di domenica, dove c'è stato il risultato, ma non certamente l'intensità di oggi, la voglia di vincere, ma tutti, se dovessi trovare un ragazzo che è andato, non c'è, tutti, veramente tanto di cappella sti ragazzi, tanto di cappella. Molto bene anche i nuovi che hai buttato sulla Mignani, sì, e Papale. Perché se no sono giovani, devono avere. Tutti devi provare, sono andati bene, ma sono andati bene anche gli altri che hanno giocato di meno, gli altri che hanno avuto delle problematiche, tutti. Cioè, non posso dire un giocatore di cui sono rimasto scontento, non ce n'è uno. Quindi ripeto, tanto di cappello, siamo usciti, la resta andrà avanti, faremo la trasferta in meno. Quindi non è quello, però io ho avuto una risposta importante della squadra. Nel calcio non si vince con gli 11, ma si vince con i 16-17 giocatori. Noi abbiamo anche i ricambi, adesso come adesso veramente sono contento, dai, se è inutile sta a ripetere. È stato un piacere a tutti ci vediamo Città di Castello. Arrivederci. La Coppa Italia, quindi ha giocato una partita seria anche oggi, pur ovviamente con tanti ragazzi in campo, e credo che le indicazioni positive sono nettamente superiori a quelle negative. Ma ci sono anche negative? Se ci sono anche negative, ma mi sembra che oggi sia tutto positivo, bella partita, presa nel modo giusto. Abbiamo fatto esordire tre bambini del 2005, tutti e tre molto bravi. Questo testimonia di grandissimo lavoro che stanno facendo il settore giovanile, in special modo juniores, se stanno facendo un campionato straordinario. Doppiamente contenti per il passaggio di turno, per l'esordio di questi bambini e per l'impegno notevole di tutti quelli che sono andati in campo. Ma tutto positivo, diciamo, noi eravamo qui dietro, sei un po' arrabbiato con Diallo durante la partita, questa era l'unica cosa che intendi? No, assolutamente. Volevo facesse altri movimenti, però assolutamente tutti hanno dato il massimo, e un allenatore quando i giocatori danno il massimo è sempre contento. Ecco, 2005 ovviamente bene per tutte e tre, però per Stopponi forse vale una parola in più, perché Pericolini lì dopo la partenza di Lorenzini non avrebbe il sostituto. Stopponi, pur essendo 2005, forse è già pronto anche per fare questo ruolo. Forse sì, purtroppo io l'ho conosciuto da dieci giorni, è venuto a allenarsi con noi per la prima volta 10 giorni fa e sta dimostrando essere bravo, però da qui ancora a dire che siamo pronti e contentiamoci di un passo per volta, ma non direi solo lui, anche gli altri due sono andati molto bene, anche l'attaccante Scirinone un po' meno, perché non si sa nemmeno se quello forse è il suo ruolo, ma anche l'attaccante è andato molto bene. Allora Guglielmo, ben arrivato ad Orvieto, primo impatto, subito gol e una buona prestazione per te. Mi sembra che già ti sei divertito. Sì, dai, l'obiettivo è questo, l'obiettivo è fare più minuti possibili, aiutare la squadra per l'obiettivo comune e anche sotto punto di vista personale giocare, mettere minuti nelle gambe e fare gol per aiutare sempre l'obiettivo della squadra. Senti, con quali premesse e volontà sei venuto qui ad Orvieto? Ovviamente c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Io sono venuto con una fame incredibile, spero oggi di averlo dimostrato a chi è venuto a vedere la partita, voglia di salvare questa squadra, perché il mister e il direttore mi hanno subito convinto, perché loro sono super motivati e di conseguenza lo sono anch'io. Ho voglia di riscattarmi la prima metà della stagione, dove non ho trovato molto spazio, e quindi voglio aiutare la squadra a centrare l'obiettivo. Che gruppo hai trovato? Bene, un bel gruppo, molto affiatato, mi hanno accolto benissimo, penso oggi si sia visto in campo e andiamo tutti dalla stessa parte per un solo obiettivo.